Benvenuti a Tu per Tu con Alessandra Clemente, l'assessora ai giovani del Comune di Napoli. Siamo ad una nuova puntata dedicata ovviamente ai giovani. Oggi ci occupiamo dei giovani e del sud in particolare, e il tema è stato il tema della convention che si è tenuta al Teatro Mercadante di Napoli, organizzata dal quotidiano Il Mattino con il suo direttore Barbano e in collaborazione anche con l'Ordine dei giornalisti della Campania. Allora, sono emersi tanti temi interessanti, soprattutto questo problema del sud che spesso non viene tenuto così tanto in considerazione, però ci sono state tante domande da parte dei giovani, tanti interventi, ma Alessandra, quello che abbiamo notato è che c'è stata una sintonia tra il sindaco De Magistris e il presidente della Regione Campania, De Luca. È vero, in un certo senso, sono stati, diciamo, dalla stessa parte, cioè è emerso un dato, il dato che non vengono dati la stessa attenzione, gli stessi fondi al sud come al nord. Perché c'è un criterio di valutazione che differenzia, lascia un gap tra il nord e il sud, vero? Sì, Rossana, è verissimo. In modo molto forte, sia il sindaco che il presidente della Regione Campania hanno fatto gli uomini del sud e soprattutto hanno denunciato un vero e proprio divario, una disparità insopportabile, aggiungo io a titolo personale, tra come le risorse pubbliche vengono distribuite tra nord e sud del paese, denunciando un criterio, che è il criterio della spesa, che vuol dire che se in Regione Lombardia per gli asili nido, per esempio, si spende 10, allora vengono confermate risorse 10, criterio della spesa, per dare vita alle attività di asilo nido. Se in Regione Campania, facciamo un esempio per assurdo, gli asili sono 2 e la spesa è 2, allora viene confermata come criterio della spesa la somma di 2 per il fabbisogno educativo. Questo è un crimine vero e proprio, perché noi dobbiamo assolutamente ottenere delle risorse anche per colmare i divari territoriali che ci sono tra nord e sud. Ebbene, benissimo, anzi, ha fatto il sindaco e anche il governatore De Luca nel denunciare questa disparità e nel chiedere più responsabilità al governo, soprattutto rispetto ai fondi che devono essere dati alle politiche del Mezzogiorno. Giorno e soprattutto al tema dei giovani, che sono il cuore che batte nel mezzogiorno, al quale però rischiamo di togliere la spina se non viene stabilito in modo appropriato un investimento, soprattutto rispetto al fabbisogno dei ragazzi. Per precisione, De Magistris ha dichiarato gli enti locali sono sempre in predissesto, leggi speciali solo per Roma e per Milano. De Luca, il presidente della Giunta regionale, ha dichiarato il Sud non beneficia della ripresa come il Nord. E naturalmente questo è un dato importante che è emerso perché chiaramente è una delle piaghe principali, uno dei principali problemi che è l'ostacolo allo sviluppo e alla crescita del Mezzogiorno e chiaramente toglie anche delle possibilità ai giovani. Di contro c'è un'iniziativa di cui parleremo tra pochissimo, che mi piace chiamarla per ricordarla PP, Progetto Povertà, ma ne parleremo tra pochissimo con Alessandra Clemente. Intanto vediamo insieme il servizio realizzato dalla nostra Marilisa Maiocca sulla convention dei giovani e del sud. Al Teatro Mercadante di Napoli il convegno Avere 20 anni al Sud, le ragioni per tornare e per restare. Un convegno promosso da Il Mattino sull'economia del Mezzogiorno, che nonostante la ripresa del PIL vede molti giovani andare via. I protagonisti di questo convegno sono stati il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e anche il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Abbiamo delle condizioni in questo momento, adesso, non tra 3 anni o adesso, in questo momento, abbiamo delle condizioni per investire e creare lavoro al sud che sono di una convenienza senza precedenti. Città che ha cambiato narrazione in questi anni, fondandola sul capitale umano e quindi molto sui giovani, che sta creando le condizioni per investire,
con le mani pulite. Io penso che questa è una città che sta rinascendo, non stiamo in una fase di eutanasia. Dal palco abbiamo ascoltato alcuni giovani napoletani laureati. Dopo l'università vorrei cercare di crescere professionalmente. Dopo l'università vorrei lavorare. Sicuramente trovare un lavoro e realizzarmi in generale nella mia vita. Mi piacerebbe diventare un ingegnere civile. È una cosa che sogno da sempre, solo che qua non c'è possibilità. Ho 29 anni, sono laureata all'orientale, triennale e magistrale, 24 anni in anticipo con il massimo di voi di 110 lode. Ho svolto un master all'UNICEF, borsa di studio prima classificata, un master sui diritti dell'infanzia. Ho studiato un anno in Germania, ho vinto l'Erasmus Studio, ho preparato la tesi, ho lavorato a Parigi, Londra. Sono qui e disoccupata. La cosa che colpisce e che c'è nelle parole di queste ragazze e di questi ragazzi è la grande determinazione e voglia di fare, soprattutto le grandi competenze. E grazie anche a voi riusciamo a dare voce a queste denunce, che sono anche però la constatazione che i ragazzi, soprattutto della città di Napoli, ricevono un grande investimento pubblico in formazione, però poi quasi per follia questo investimento pubblico dove andiamo a restituirlo? In altre città, Londra, Parigi, Berlino. Che cosa manca? Manca un contesto di opportunità per tutti e manca soprattutto l'attivazione di un vero e proprio anche mercato privato, contesti aziendali che non devono essere soltanto pubblici. La più grande azienda del sud è il Comune di Napoli, con 5.900 dipendenti. Noi abbiamo ereditato un tessuto aziendale dove i grandi luoghi di lavoro sono prettamente pubblici e nel frattempo che cosa è accaduto? Il pubblico si è chiuso in se stesso. Oggi i dipendenti pubblici sono molto in avanti con l'età, aspettano anche la pensione e quando vanno in pensione dei giovani non possono essere assunti perché c'è il blocco del turnover e il blocco della spesa. È importante quindi che ci siano delle manovre che con grande coraggio possono permettere ai giovani di dare vita ad aziende e quindi incentivi all'imprenditorialità sono fondamentali, come la misura Resto al Sud, della quale anche abbiamo parlato, e che ci permetterà dal 15 di gennaio di poter dare delle risposte ai progetti di impresa dei ragazzi che possono dare lavoro a se stessi e anche ad altri. Però poi anche il pubblico deve un po' mettersi in discussione e con coraggio dare vita a delle opportunità, proprio come questa misura PP, cioè Progetto Povertà. Esatto, quindi ora parliamo del Progetto Povertà, in realtà abbiamo anche letto oggi su tutti i giornali, dal mattino ma anche sul Corriere del Mezzogiorno ed altri quotidiani della città, abbiamo letto appunto che c'è un coro unanime, un po' come dicevi anche tu assessore, tra intellettuali, imprenditori della città, insomma tutti dicono per i giovani, comunque mancano queste opportunità. Adesso ne è nata una in particolare, questa che si chiama Progetto Povertà. Se ce la puoi spiegare in maniera sintetica, insomma, in modo che lo possano ascoltare anche i giovani, no, che ci seguono. La città di Napoli ha presentato un progetto al governo partendo da una difficoltà enorme che abbiamo legata alle politiche sociali della città. Pochi assistenti sociali, pochi psicologi, pochi anche istruttori amministrativi o educatori che possano dare delle risposte a tante famiglie che vivono delle condizioni di grande sofferenza e di cui fanno più fatica. Lo faremo attraverso uno stanziamento, una manovra, quasi di 16 milioni, che darà l'opportunità per 2 anni di assumere personale giovane all'interno della pubblica amministrazione. Sono 162 profili, parliamo di psicologi, educatori, istruttori amministrativi, mediatori culturali per esempio, e la misura è già pubblicata sulla Gazzetta. Questa è proprio linfa vitale, perché all'interno degli uffici pubblici tu hai dei dipendenti che sono affaticati, perché se prima lavoravano in un team di 10, adesso le persone sono andate in pensione e devono fare magari anche molte più cose in un team di 3, in un team di 4, e nel frattempo non si riescono a dare delle risposte adeguate alla cittadinanza, soprattutto per i servizi. Ecco, a noi convince molto questa idea, che la città può diventare
diventare più forte attraverso un servizio pubblico di qualità, e la qualità la dobbiamo cercare nelle competenze dei giovani, proprio quei ragazzi che farebbero di tutto per non andarsi, ma che nel frattempo non possono essere calpestati e presi a pesci in faccia perché non hanno un lavoro. Giusto, adesso a proposito insomma di nostri giovani, no? I giovani che ci seguono, vorrei assolutamente dedicare il nostro brevissimo spazio di un paio di minuti, direi, no? Un minuto e mezzo, alle domande e comunque alle osservazioni dei giovani che stanno seguendo a tu per tu, li ringraziamo. Allora, eccone uno: ha bisogno convincere gli imprenditori, non a caso, a fare contratti di lavoro veri e giovani, retribuzione proporzionata alle competenze e all'orario effettivo. Il turismo a Napoli crea lavoro, è vero, ma al momento precario. E questa è Luciana. Poi ci scrive Vento di Bene. Il punto centrale è quella della signora Luciana, il lavoro c'è ma le ore disumane, il contratto inesistente o pezzottato, i datori liberi di fare ciò che vogliono, questo non è lavoro ma sfruttamento, ci vogliono più controlli. Ancora Gaetano, ho accolto con favore l'iniziativa del progetto Gardanet, ma purtroppo abbiamo constatato difficoltà oggettive nell'accesso al parco Viviani in via Santa Croce, cui volevamo trattare. Qualcuno sa qualcosa al riguardo? E questo chiediamo all'assessore. Ecco, già voglio dare queste tre osservazioni più una domanda per darti la possibilità, Alessandra, di rispondere. Poi ce ne sono tante altre, ne abbiamo scelte alcune in tempi velocissimi. Sì, Rossana, grazie. Partirei dall'ultima, perché Gardanet è stato un progetto, ecco, anch'io come assessore, di budget comunale o zero. Però ho deciso di valere molto più di zero e noi scriviamo dei progetti che vengono finanziati da altre autorità. E Gardanet sono 200.000 euro che abbiamo immaginato per tanti ragazzi che magari non hanno il titolo della laurea. Cioè ci sono anche ragazzi che escono dal percorso soltanto con un diploma e che nella propria vita non hanno tre master, una laurea da mettere a disposizione nel mercato del lavoro. E Gardanet è stato un progetto per avvicinare i lavori del verde, dei ragazzi di questo tipo. Ed è partito grazie alla disponibilità del Bosco di Capodimonte e del direttore del Bosco di Capodimonte. Io questa cosa la voglio dire perché ho scritto anche ad altre articolazioni come per esempio la Villa Floridiana o anche sicuramente i parchi comunali e devo dire che invece il Bosco di Capodimonte è stato il primo ad aprire le porte del parco ad un progetto di questo tipo. Le altre realtà che ho chiamato in causa hanno fatto più fatica come il Comune di Napoli oppure non hanno proprio risposto come la Villa Comunale. Il Parco Viviani è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione ed era prevista l'inaugurazione per il giorno dell'Immacolata, solo che c'era un'allerta meteo. Allora questa festa, che è stata pensata anche per inaugurare il parco che per tantissimo tempo è stato chiuso, è stata sospesa ed è stata rimandata nel tempo e ne daremo comunicazione. Quindi questo per dare un aggiornamento. Sulle condizioni di lavoro e sul precariato, è una condizione molto grave e allora noi come amministrazione comunale, soprattutto insieme all'assessore al lavoro Enrico Panini e io come assessore giovani, abbiamo deciso di premiare e di mettere invece nell'angolo e di rendere la vita un po' più difficile. Premiare chi rispetta le regole e chi dà dignità ai giovani quando lavorano in un'attività commerciale e iniziare a dare fastidio invece a chi queste regole non le vuole rispettare. Ma non soltanto con l'ispettorato del lavoro, con il quale partiremo nel gennaio 2018 con questo progetto A Noi Puoi Dirlo, dove le ragazze e ragazzi potranno proprio scriverci, lo potrete anche dire a noi a tu per tu in questo angolo, raccontandoci in totale riservatezza la condizione di abuso che vivete e noi proveremo ad intervenire con l'ispettorato del lavoro e con gli strumenti che sono tipici e di norma di legge dell'ispettorato del lavoro, ma anche come comune, per esempio se hai un bar, l'occupazione di suolo, se ai ragazzi ci sono delle denunce che non sono tenute in regola, le occupazioni di suolo non vengono date, oppure alcune licenze legate al comune di Napoli. Ci è sembrato importante perché ora la città sta crescendo da un punto di vista turistico, però deve essere una crescita etica e sana e soprattutto che tutela i ragazzi che lavorano. Ok, io leggo velocemente perché il tempo sta per scadere. Nunzio Vitolo ancora ci scrive: il sindaco non deve dimenticare di ridisegnare la Movida. De Magistris è anche sindaco città metropolitana, penso che l'area lì con la Varcaturo, Lago Patria, lo dico da tempo, potrebbe essere un'ampia area di una Movida migliore, nel contempo Napoli potrebbe qualificare i flussi turistici ed essere più vivibile per questi. La domanda è: perché De Magistris non ridisegna
l'area Movida in città metropolitana, domanda naturalmente che, non avendo qui il sindaco di Magistris, la giriamo all'assessore ai giovani Clemente. Ed è una domanda anche molto attuale per la città, ne abbiamo anche parlato insieme. È una domanda la cui risposta sta nelle attività di cura. Noi ormai siamo una città internazionale ed europea ed è importante potenziare i servizi per la notte e soprattutto creare delle aree nuove, che sono le aree abbandonate della nostra città, per poter accogliere un divertimento di qualità. Su questa strada ci si sta muovendo, immaginando per esempio un villaggio sul lungomare lato Rodonta Diaz per l'estate, per poter lì meglio far confluire l'occasione di divertimento per i giovani, ma anche per i non giovani, voglio dire, la vivibilità. Dall'altra parte, immagino, io stessa sono una frequentatrice delle zone di cui ci ha parlato, la zona di Licola, di Varcaturo, sono bellissime e anche lì, attraverso un potenziamento dei servizi, sono d'accordo e quindi porterò in città metropolitana questa iniziativa. Si potrebbe dare vita ad un vero e proprio distretto della notte, ma mi piace dire dell'accoglienza e del divertimento, anche valorizzando le professionalità e le competenze, perché questo è anche un settore economico che dà da lavoro a un sacco di giovani, non solo. Dobbiamo stare sul pezzo, quindi voglio fare soltanto una variazione di scaletta, ma in pochi secondi, perché è stato presentato un progetto particolare, singolare, dall'assessore Clemente, perché oltre assessore giovani sappiamo che è anche assessore alla Polizia Municipale, quindi ha anche altre deleghe, il suo assessorato, e in particolare c'è un'iniziativa, siccome è stata appena presentata vogliamo parlarne, ed è un'iniziativa interessante che riguarda i taxi, in un certo senso riguarda anche la sicurezza della nostra città, quindi a bordo dei taxi sono state installate delle telecamere, giusto? Sì, sono dei video di registrazione per rendere il lavoro del tassista sicuro e soprattutto per dare all'utente del servizio di trasporto maggiore sicurezza. Penso è capitato a tutti di avere un'esperienza negativa utilizzando un taxi. Noi abbiamo deciso di lavorare partendo non dalle pecore nere, ma partendo invece dai tanti tassisti che sono donne e uomini di estrema qualità. Donne un po' poche, perché oggi ho avuto il piacere di incontrare 2 delle 9 complessivamente, tra quasi 3.000. Quasi 3.000, più di 2.900 sono le licenze sulla città di Napoli. Le donne sono 9, oggi ne ho incontrate 2, quindi mi sembravano 2 idoli, le ho volute toccare, ci siamo fatte anche una foto insieme. Questo sistema di videoregistrazione all'interno dei taxi è stato possibile grazie a un investimento dell'AINA, che è la fondazione che tiene insieme tutte le assicurazioni italiane, e lo abbiamo fatto perché? Lo abbiamo fatto perché è importante potenziare la città da un punto di vista turistico, soprattutto attraverso i servizi e dando delle esperienze di qualità. E poiché i taxi sono un po' il TG della città, è il biglietto da visita di tanti di noi che lo devono usare per andare al lavoro e per spostarsi, ma soprattutto dei turisti, abbiamo pensato che mettere e dare questo servizio su 200 taxi potesse essere un'ottima opportunità. E dall'altra parte oggi abbiamo fatto anche un'altra cosa, abbiamo presentato un nucleo specializzato di polizia municipale, la polizia turistica, che ha proprio il compito di rendere ore infelici a tutti invece le persone che in modo abusivo oppure della categoria dei tassisti danneggiano l'immagine, perché mettono in campo dei veri e propri abusi. È importante quindi valorizzare queste professionalità, ma anche colpire ed essere severi con chi vuole fare il furbetto e con chi fa una vera e propria concorrenza sleale, o con chi magari nella turista che viene dall'estero lascia un'impressione pessima della nostra città. Noi questo non lo possiamo consentire. Certo, perché sappiamo che appunto la stragrande maggioranza dei tassisti a Napoli sicuramente svolgono il loro lavoro con la professionalità, ma purtroppo ci sono, come dicevi tu, anche dei furbetti, e quindi giustamente ci vogliono delle regole. E effettivamente questo progetto, speriamo, anzi penso che sia un progetto già concreto, no? Oggi le abbiamo presentate, sono già installate su dei taxi ed è proprio come dici tu, Rossana, te lo dico a tu per tu, questa cosa l'hanno voluta i tassisti. Questa cosa l'hanno voluta la categoria dei tassisti, in particolare una persona che va ringraziata e menzionata, che è Ciro Langella, un consigliere che viene da questo lavoro e che ha presentato all'amministrazione comunale questa esigenza, immaginando che un problema che esiste possa diventare una risposta.
Quindi è una tutela per, sia per i tassisti che naturalmente per i turisti in città. Il turismo va incentivato e naturalmente tutelato. Allora, vorrei chiudere con una domanda, ma anche un appello di una nostra seguace, appunto, che ci è arrivato via mail, ma anche sulle pagine Facebook apertamente, della signora Esther. Voglio chiedere questo appello perché siamo in tema natalizio, siamo ormai agli sgoccioli, tra poco è Natale, e quindi lei chiede direttamente all'assessore Clemente, dice addirittura: ti prego assessore, aiuta i ragazzi, te lo chiedo per piacere, ho due figlie femmine stanche di subire porte in faccia, oppure ti faremo sapere, tu che sei giovane puoi aiutarmi, grazie e buon Natale. Chiuderei con questo appello all'assessore Clemente, ma in realtà penso, se vuoi dire qualcosa, insomma, ti prego di aiutare, in realtà è quello che cerchi di fare ogni grazie giorno. Grazie ad Esther, che rompe anche la timidezza di vivere una condizione e dà voce ai diritti delle figlie. Io non posso dire altro che usatemi come strumento, anche proprio per mettere una faccia di un'istituzione che sicuramente ha le spalle più larghe. Dall'altra parte, poiché sono tantissimi a seguire questa trasmissione e in generale che possono anche contattare l'assessorato, mi rivolgo a tutti quegli imprenditori, a tutte quelle realtà economiche. Se avete necessità di fare dei colloqui lavorativi, di intercettare dei giovani, sicuramente l'assessorato ai giovani incontra ogni giorno tantissimi ragazzi di qualità, e in questo si vuole mettere a disposizione per provare, perché no, a far incontrare un bisogno con una domanda, perché tante volte le occasioni lavorative nascono proprio dal network che ognuno di noi ha, e quindi l'assessorato è un network pubblico a disposizione soprattutto degli altri e delle persone come Esther, che con grande fatica però anche con grande forza affidano un desiderio ad un'istituzione, e noi ci siamo e dobbiamo assolutamente immaginare di dare a queste ragazze una risposta. E quindi Esther sarà sicuramente invitata in assessorato, incontreremo le ragazze, le aiuteremo a scrivere un loro curriculum, a posizionare questo curriculum nel modo ottimale nel network pubblico dell'assessorato ai giovani, e sono certa che sicuramente sapere che c'è qualcuno insieme a loro anche ad affrontare questo momento di difficoltà potrà dare un piccolo sollievo in attesa di qualcosa di più importante. Grazie Alessandra Clemente, e così con questo desiderio di Esther, questo desiderio di Natale e con i buoni propositi dell'assessore Clemente si chiude anche questa puntata di A Tu per Tu. Naturalmente potete rivederla in qualsiasi momento, perché siamo ormai nell'era del web, quindi su www.lasud.eu, quindi sul nostro sito La Sud, e sulla pagina Facebook di Sud Comunicazioni, o sulla pagina Facebook di Alessandra Clemente, oppure A Tu per Tu potete trovarlo anche sul sito iroma.net. E naturalmente potete scriverci sia sulle pagine Facebook sia privatamente con messaggi, quindi usando i social, oppure attraverso la mail sudcom.redazione@gmail.com. Arrivederci a tutti.